Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vogliamo aprire la puntata parlando di arte e parliamo di fotografia. In particolare andremo ad incontrare un artista veronese che ha realizzato una mostra proprio qualche giorno fa a Roma, alla Galleria La Nuova Pesa di Simona Marchini, curata da Nestor Sayed, e un omaggio anche al grande Vittorio Storaro. Parliamo di Oman, un grande respiro. Andiamo ad incontrare l'artista Donata Soprana. È una passione che è nata, ero piccola proprio, perché sono figlia di un grande appassionato di fotografia che mi ha regalato la mia prima macchina fotografica quando ho fatto la prima comunione, e da lì dopo le cose sono proseguite, sono andate avanti in maniera un po' altalenante, ma insomma è sempre rimasta nel cuore la fotografia, una forma d'espressione che mi piace molto. Una mostra, quella che sta realizzando a Roma, che parte da un viaggio in Oman. Com'è nata l'idea di questa mostra, ma soprattutto quali sono state le corde che ha toccato? Allora, le corde è il deserto, cioè proprio è una cosa... Diciamo che la storia è un po'... facciamo un racconto un po' esaustivo. Allora, io diversi anni fa ho visto il film di Bertolucci, Un tè nel deserto, e aveva queste immagini del deserto veramente fortissime, e lì è cominciata la mia curiosità nei confronti del deserto, che dopo è andata avanti nel tempo, poi non sono riuscita ad andarci dentro subito, ho aspettato eccetera, finché a un certo punto sono andata dentro, ho fotografato, ci ho dormito, ci ho camminato, e questa è stata un'esperienza per me veramente molto importante. Quindi sono stata invitata a Roma a fare questa mostra di questo viaggio pazzesco che abbiamo fatto, che peraltro è solo nel nord dell'Oman, ci manca la parte sud del Rub al Khali, dove assolutamente voglio andare, in questa terra straordinaria che è molto deserto, ma c'è l'oceano, c'è la montagna, c'è veramente tanta, tanta cosa. E quindi diciamo che è stato l'unire questa passione, questo omaggio a Storaro, perché insomma mi ha fatto appassionare al deserto, e è venuta fuori questa creatura che è la mostra che si sta tenendo a Roma, che mi sembra che sia venuta bene, soddisfacendo un po' tutti, ecco. Dove si sta tenendo la mostra, e soprattutto chi sono madrini e padrini di questa importante premiere? Allora, la mostra si tiene in una importantissima galleria romana che è la Nuova Pesa, proprietà di Simona Marchini, che è una donna di grande esperienza, di grande cultura e di grande generosità, anche se posso dire, con un'umanità straordinaria, e quindi madrina molto prestigiosa, con location molto prestigiosa, assolutamente. È una galleria molto nota a Roma, quella di Simone Marchini. Padrino, se così possiamo definirlo, è proprio Vittorio Storaro, per due motivi. Uno è diciamo il fil rouge della mostra, per cui abbiamo chiesto al maestro se volevamo fargli un omaggio proprio per la vicenda mia legata al deserto, e quindi c'è esposta la sua foto tratta dal film Tè nel deserto, e quindi è stato molto bello per noi poterlo omaggiare in questo senso. E l'altra cosa è l'allestimento, perché anche l'allestimento è Storaro. E quindi direi due madrine e padrina veramente importanti, sostanziali, diciamo, nel fare questa mostra, nell'allestimento. Prossimo viaggio e prossima mostra. Ci sono dei viaggi che vorrei assolutamente fare. Uno, lo dicevo prima, è il sud dell'Oman, perché c'è questa parte di deserto che fa parte della via dell'incenso proprio, e quindi io assolutamente, io e una mia amica che è la mia socia di viaggi dei deserti, vogliamo assolutamente riuscire a fare quella parte sud dell'Oman. L'altra cosa che a me piacerebbe tanto riuscire a fare sarebbe il deserto bianco o deserto del sale in Egitto. E quella è anche, credo, una bella sfida fotografica, nel senso che ovviamente tutto il bianco riflette e quindi, come dire, è impegnativo per certi aspetti tecnici. Dopodiché c'è l'Africa nel mio cuore, gli animali sono l'altra passione assolutamente fotografica, e quindi vediamo cosa può succedere anche con le mostre. Mi piacerebbe molto fare una mostra in cui si vedono gli animali fotografati.
Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi, con me, con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità. E i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio. E gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Anche questa settimana dobbiamo ringraziare Monica Sartori della CAF CISL di Verona, che ci regalerà delle importanti informazioni dedicate alla prossima campagna fiscale. Come vi stiamo raccontando in questi giorni, conferme e novità che possono essere utili ai cittadini e alle famiglie. Ascoltiamo la nostra Monica Sartori. Gioie e dolori, parliamo oggi, Monica, di figli a carico. Che cosa cambia o se resta tutto uguale? No, dall'anno scorso è cambiata l'opportunità, diciamo, per avere i figli a carico sotto i 24 anni di età, perché il governo ha deciso che un ragazzo che ha meno di 24 anni di età rimane in carico dei genitori. Essere a carico vuol dire avere uno sconto fiscale sulla busta paga o sul 730, poter detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese mediche piuttosto che la scuola, piuttosto che l'affitto dell'università. Sotto i 24 anni il limite di reddito annuo da non superare per rimanere a carico è 4.000 euro. Contro i 2.840 euro di tutti gli altri familiari, quindi altri figli con età superiore ai 24, oppure genitori, moglie, fratello, insomma tutto quel mondo di familiari che possiamo avere a carico. Quest'anno stiamo gestendo il 2020, nel 2020 moltissime persone non hanno lavorato perché il Covid gli ha impedito di lavorare. Queste persone, anche se hanno 30 anni, 40 anni, 50 anni, se non hanno prodotto reddito, possono essere a carico di qualcuno, della moglie, se sono sposati, del marito, dei genitori. Io sono una pensionata, ho un figlio di 50 anni che l'anno scorso non ha lavorato, posso mettermelo a carico anche se abita da un'altra parte? La risposta è sì, perché i figli sono a carico a prescindere dalla residenza e questa è una prima opportunità. Un'altra cosa che dovrebbe, uso condizionale perché siamo ancora in attesa del decreto attuativo da parte del governo, 1 luglio 2021, quindi fra qualche mese, dovrebbe cambiare la vita di tutti i figli sotto i 21 anni come sconti fiscali. Dovrebbero sparire gli sconti in busta paga, gli assegni familiari come siamo abituati a vederli non dovrebbero esserci più. Entra in campo questo super assegno famiglia che riguarda tutti, viene incassato anche dagli autonomi, dalle partite IVA, dai lavoratori, dalle persone che non hanno un lavoro, quindi dalle persone che hanno perso il lavoro. Bisogna fare l'ISE, quindi per accedere a questa opportunità bisognerà fare l'ISE, però siamo a maggio e il decreto attuativo non è ancora uscito e non so se saremo in grado di gestire questa partita. Ecco, quindi informatevi, la cosa da fare è fare l'ISE, ecco, quella meglio farla, e poi aspettiamo il decreto sperando che esca prima, nel 1 di luglio. Allora Monica, so che molti sanno già che cos'è l'ISE, ma vogliamo brevemente ricordare che cos'è questo documento che è necessario? L'ISE è la fotografia, la chiamiamo così noi, della ricchezza della famiglia. L'ISE è una dichiarazione che va fatta all'INPS. Se uno è capace di muoversi da solo allo SPID, sa un po' di fisco, può andare sul sito dell'INPS e fare l'ISE in autonomia. Diversamente i CAF sono soggetti che possono presentare l'ISE. È una pratica gratuita per il cittadino perché ci viene pagata direttamente dall'INPS. Nell'ISE fondamentalmente si mette la dichiarazione dei redditi, come sempre, i mutui se lo stiamo pagando perché viene scontato, l'affitto se lo stiamo pagando perché viene scontato, e però dobbiamo dichiarare quello che abbiamo in banca, imposte, i nostri risparmi, di tutte le persone che abitano insieme. L'ISE è sicuramente più equilibrato della dichiarazione dei redditi nel fotografare la situazione della famiglia. Viene usato adesso per questo nuovo assegno, fondamentalmente viene usato per i piccoli perché tutti i bonus alla nascita si muovono sull'ISE, per l'asilo nido, per l'università, per le case di riposo, quindi l'ISE è uno strumento che moltissimi cittadini sono abituati a usare. Anche coloro che non l'hanno mai fatto è meglio che lo si preparino a farlo, perché dal 1 di luglio ci sarà questo nuovo assegno per i ragazzi sotto i 21 anni. Ecco, quindi sicuramente il CAF CISL può aiutare i cittadini a compilare l'ISE e anche a spiegargli come può essere compilato in modo corretto, giusto? Giusto, giusto. Da noi si può prendere appuntamento al telefono, abbiamo un sacco di centralinisti per fortuna, online, direttamente sul sito del CAF CISL o sul sito della CISL di Verona. Ovviamente sullo suo appuntamento c'è tutto il tempo, perché la campagna fiscale è partita da un mese, abbiamo tempo fino al 30 di settembre. È evidente però che prima presentate il 7.30,
prima noi lo spediamo e prima prendete rimborso, sperando che siate a rimborso. Parliamo, Monica, di cessione del credito e sconto in fattura. Sì, è una cosa che è stata pensata l'anno scorso col decreto rilancio, quando hanno inventato il 110%, hanno anche messo in campo questa ottima opportunità che riguarda le persone che fanno dei lavori di ristrutturazione di casa oppure che fanno un lavoro da risparmio energetico. Per esempio, mi si rompe la caldaia, devo cambiare la caldaia, le caldaie adesso sono a condensazione, quindi sono a risparmio energetico, il cittadino ha diritto al 65% di rimborso, come eravamo abituati di solito. Hai la fattura, paghi il bonifico bancario, presenti la dichiarazione dei redditi e il 65% di rimborso lo recuperi in rate in 10 anni. E questo è quello che siamo abituati da sempre, sono 20 anni che c'è questa legge, che è uscito sempre a causa Covid, è l'unica cosa decente che ha prodotto il Covid. E anziché aspettare 10 anni, potete chiedere lo sconto direttamente all'impresa che vi ha messo sulla caldaia, o se l'impresa non ce la fa, perché comunque l'impresa non è obbligata a dirvi di sì, anche perché chi vi dice di sì poi ci mette 10 anni a recuperare questo importo, andate in posto in banca e cedete il credito. Quindi la famiglia che deve fare dei lavori, anziché aspettare 10 anni per recuperarli, può godere, non di tutto, perché chi accetta credito si tiene qualcosetta, come è giusto che sia, però potete rientrare immediatamente. Ci sono moltissime famiglie che hanno deciso di cambiare le caldaie, di cambiare gli infissi, di cambiare l'aria condizionata, e tutto questo perché c'è l'opportunità di dire: costa 10.000 euro, ne spendo 5.500. E non aspetto 10 anni per recuperare gli altri 4.500. Questa opportunità ce l'abbiamo avuta per il 2020, per i pochi che lo sapevano, e ce l'abbiamo per tutto il 2021. Per chi invece ha acquistato nel 2020 e non ha fatto questa cessione del credito? Quando facciamo il 730, che ci rendiamo conto che questa famiglia ha speso 20.000 euro per ristrutturare la casa e non ha ceduto il credito perché non lo sapeva, non è più in tempo per cedere la rata del 2020, però poco male. Facciamo il 730, carichiamo la spesa, la prima rata, cioè quello che dobbiamo prendere nel 2020, la portiamo a casa subito, e le altre 9 rate vanno a cederle all'apposto alla banca, quindi si può recuperare qualunque cosa, non si perde niente. Ecco, quindi è importante comunque farsi consigliare e consultare un CAF, in particolare il CAF CISO con cui stiamo parlando. Allora, noi ringraziamo Monica Sartori, sempre precisissima, puntualissima nello spiegarci e come districarci anche da tante norme che però possono spesso essere anche a nostro vantaggio. Monica del CAF CISL, responsabile fiscale, che ti salutiamo e ci rivediamo presto nei prossimi appuntamenti. Ciao, grazie con il a voi. Lavoro. A presto. A presto. Ciao. Condividono visione, conoscenze e metodo. Si chiamano Gruppo Visione Indipendente, un team di 7 optometristi da tutta Italia, dal Nord Italia in particolare, che hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze. Andiamo a scoprire un po' meglio questo gruppo grazie alla voce di Claudio Aldeghieri dell'Ottica Benetti. Innanzitutto è nata da un gruppo di amici, colleghi, professionali e professionisti, e stanchi delle solite routine, che hanno voluto creare delle metodologie nuove per mettersi sul mercato in maniera più innovativa e più forte. Cosa significa condividere conoscenza e cultura del settore? E soprattutto, quali sono i vantaggi per i cittadini, per i clienti? Il vantaggio dei nostri clienti sarà quello di essere seguiti e sentirsi tutelati, gestiti in maniera da non dover pensare a nulla, ma sentirsi coinvolti in un qualcosa di importante, di un qualcosa di specifico e fatto apposta per loro. Come team di visione indipendente state lavorando su un progetto condiviso dedicato alla progressione miopica, ma di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche? È un programma nato per i giovani miopi per cercare di fare qualcosa per loro, per dare delle opportunità nuove e per dare delle certezze e delle serenità anche ai genitori. Siamo addirittura d'arrivo anche per questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Vi ricordo che se volete potete seguirci sul nostro sito internet e rivedere tutte le puntate. Noi naturalmente vi diamo appuntamento la prossima settimana, puntuali come sempre con il Lavoro a 360 gradi.